Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. È la festa del Corpus Domini, o meglio festa del corpo, santissimi corpo e sangue di Cristo. La festa dell'Eucaristia. Uno dice: ma c'è bisogno di fare una festa speciale per l'Eucaristia, perché già abbiamo il Giovedì Santo, poi abbiamo tutte le domeniche, in un certo senso è la festa dell'Eucaristia. Sì, però la Chiesa nei secoli ha sentito, in seguito anche diciamo a dei miracoli che sono accaduti, in particolare quello di Bolsena, che ha dato un po' l'origine storica a questa festa, ha sentito il bisogno di dedicare in particolare un giorno per un tributo di amore, di affetto, di adorazione, di lode, di culto pubblico, in maniera tutta speciale alla presenza, diciamo fisica, alla presenza reale, meglio, di Gesù nel sacramento del pane e del vino. E questo è il segno più grande che ci ha lasciato della sua presenza. Non perché gli altri non valgano, ci sono tanti segni che ci aiutano a incontrare Gesù vivo in mezzo a noi, ma il segno dei segni è proprio l'Eucaristia. E questo segno l'ha proprio, diciamo, creato, l'ha voluto proprio Gesù. E abbiamo nel Vangelo di oggi il racconto di quella che si chiama l'istituzione dell'Eucaristia, cioè del momento nell'ultima cena in cui Gesù ha messo in atto questo segno, spezzando il pane, versando il vino e dicendo: fate questo in memoria di me. Ecco, prendete, questo è il mio corpo, bevete, questo è il mio sangue. Sono gesti che indicano il dono di sé, l'auto-espropriazione di Cristo, che si dona sulla croce, ma si è donato in tutta la sua vita, come rivelazione del volto di un padre, che è un padre che ama sempre, comunque e in maniera totale e gratuita. Ecco, l'Eucaristia è questo dono che ci viene offerto come nutrimento, il segno del pane, il segno del vino, che sono, diciamo, nutrimenti basici della vita umana, indica proprio che l'amore di Cristo, la sua persona, il suo essere questo ponte fra il cielo e la terra, fra l'uomo e Dio, è il nutrimento del nostro cammino, è veramente
il pane dei pellegrini, come canta oggi la sequenza composta da San Tommaso d'Aquino. Ecco il pane dei pellegrini, vero pane dei figli, cioè il pane che ci sostiene nel cammino della fede, nella a volte faticosa ma sempre affascinante avventura della fede, del andare verso casa, pellegrini verso l'incontro con Dio, un Dio che però è già accanto a noi, anzi appunto ci sostiene. Lui è la via, lo dirà Gesù, io sono la via. Lui è la verità, proprio perché ci ha portato il vero volto di Dio e questa verità dona la vita. Tutto questo ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia si rinnova. È il momento dell'abbraccio, dell'incontro, dell'unione, appunto la chiamiamo comunione, unione con Gesù, con la persona viva di Gesù. Sarebbe bello se tante persone, in particolare i nostri giovani, riscoprissero la bellezza dell'Eucaristia. Dipende anche da noi, da ciascuno di noi, da come la viviamo, da come ci partecipiamo, da quanta fede ci mettiamo, perché si rinnova l'alleanza, si rinnova l'abbraccio, si rinnova l'appartenenza reciproca. Ed è proprio così che dobbiamo vivere l'Eucaristia, con un cuore aperto e grato.